Ma allora, se Gesù Cristo viene prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse, quindi viene prima del peccato originale, e allora se guardiamo il peccato originale allo specchio di nostro Signore Gesù Cristo e della predestinazione di tutti gli esseri umani in Cristo a comparire puri, santi e immacolati nell'amore, cosa potremmo dire di questo famoso peccato originale? Adamo ed Eva avrebbero peccato perché volevano essere come Dio, come Dio. È così? Ma se in Gesù noi vediamo l'immagine e la somiglianza di Dio nella quale siamo stati creati, allora noi siamo stati creati per essere come Dio. Non è così? Allora essere come Dio, volere essere come Dio, desiderare essere come Dio, non è il peccato. È piuttosto la vocazione dell'essere umano. L'essere umano è fatto così. Desidera essere, diventare come Dio. E questo è il suo impegno di vita. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e così realizzate la vostra vocazione umana. La vostra umanità splenderà in tutta bellezza. Allora forse il peccato originale non deve essere visto nel desiderio di Adamo ed Eva di essere come Dio, ma altrove, dove? E forse in quella narcisistica volontà di diventare Dio al posto di Dio, mettendo da parte Dio. Ma l'avventura del cristiano dice: con Dio, per la sua grazia, dobbiamo avanzare, andare avanti, per diventare come Lui, perché meno di come Dio non c'è bella e buona umanità, quella di Gesù.